ai telespettatori di Casa Italia 2. Questa settimana nel nostro Salotto Rosso ho l'onore di avere come ospite un ultramaratoneta. Do subito il ben trovato a Giuseppe De Rosa. Ciao Peppe. Grazie mille Angela. Con Peppe quest'oggi parliamo di delle grandi imprese che lui sta affrontando da ultramaratoneta. Una parola ai più sconosciuti, perché siamo abituati a sentir parlare di maratone, ma di ultramaratona sentiamo parlare poco. Eppure Giuseppe De Rosa di Sala Consilina, insomma, si è andato a classificare e a piazzare su delle posizioni molto alte all'interno di grandi competizioni che appunto riguardano l'ultramaratona. Addirittura sta disputando il mondiale, appena rientrato dall'Ultra Asia Race, e sta per ripartire per quella che sarà l'ultima tappa del mondiale. Lo aspettano infatti circa 600 km in Australia. Però andiamo per gradi, perché come dicevamo l'ultramaratona è ben diversa dalla maratona, spesso si può correre il rischio di confonderle. Io vorrei, Peppe, con te tracciare quelle che sono le caratteristiche di questo sport estremo, perché è davvero uno sport che, al di là di portarti ad attraversare luoghi, a conoscere persone, ti porta anche ad un viaggio all'interno di te stesso. Questo perché sei da solo con la natura e con le tue forze. Che cos'è un ultramaratona dunque, e quanti chilometri ti porta a fare? Allora, la maratona è la classe, è la gara in eccellenza, che è 42-165 metri. Dopo la maratona ci sono gare in Italia di ultramaratona che partono dai 50 km in su, ci sono anche gare di 100 km come il Passatore in Italia, che è frequentato da tantissime persone. E poi c'è una gara che io ho partecipato in Italia, si chiama la Milano-Sanremo, si corre in unica tappa. In 48 ore c'hai 285 km da percorrere, parti da Milano e arrivi a Sanremo. Su strada? Su strada però. Questa è anche una specialità, però nella mia specialità sono ultramaratoneta in autosufficienza. Queste gare in autosufficienza si percorrono in un minimo di 165 km per arrivare a questa gara che si svolge in Australia per pochi eletti. Di scarsi 600 km in 8 tappe, in autosufficienza, autonavigazione e autogestione. Non tutti riescono a completare queste gare, perché comunque in ultramaratona tu in autosufficienza devi essere autodidatta nella tua sopravvivenza durante la gara, comunque devi correre, comunque c'è una competizione e comunque devi cibarti, nutrirti e essere pronto per il giorno dopo. E in autosufficienza significa appunto questo, cioè sei dotato, ti doti autonomamente di quelli che possono essere gli alimenti minimi per la razione minima giornaliera, perché poi a fine tappa, a fine giornata, al massimo venite riforniti di acqua, e ciò che dovesse finire non vi viene ridato, nel senso che poi sta a voi dosare quegli alimenti e quei liquidi fino alla fine della tappa successiva, giusto? Sì, l'organizzazione ti centellina di soltanto dell'acqua. L'acqua ti viene data in ogni checkpoint di 1,5 litri. E ogni checkpoint si può trovare dopo 15 o 20 km, dipende dall'organizzazione e dall'importanza della gara. Quando tu arrivi al campo base, tutto ciò che c'hai è nel tuo zaino. Il cibo viene razionato da te stesso da un minimo dai 3.000 alle 4.000 calorie. E è quello che ti serve durante la gara. Se finisce il cibo comunque devi ritirarti, se ti finisce l'acqua comunque sei escluso dalla gara. E qualunque difficoltà possiate incontrare nel corso del tragitto, che possa essere un infortunio, che possa essere un malore, vi porta questo a poter chiedere aiuto, ma automaticamente ad essere anche squalificati? L'aiuto, a dir la verità, non ti è dato, non ti è concesso, perché tu sei autosufficiente. Nel tuo zaino c'è un kit medico obbligatorio, cioè del materiale obbligatorio, una torcia frontale, un coltellino, delle siringhe per il veleno, degli antidoti per il veleno. C'hai tutto ciò che ti serve, delle garze, del materiale obbligatorio per prestare soccorso a te stesso.
non perché ci sia un'equipe che ti segua e si accerti del tuo stato di salute. Il tuo stato di salute, quanto viene preso in considerazione, significa che tu sei escluso dalla gara perché non hai diritto a continuare. Senti Peppe, tu sei appena rientrato dall'Ultra Asia Race, sei stato in Vietnam, quanti chilometri hai percorso? Io sono ritornato in Vietnam per la seconda volta. La prima volta avevo giurato di non ritornarci, perché sono 4 giorni nella giungla e diventa molto difficile, non dormi la notte, tutto ciò che cammina può essere nocivo al tuo essere perché non conosci gli animali che sono all'interno della giungla. Sono 165 km in 4 tappe, cioè la tappa più lunga è 49 km. Questa volta il race director Jerome ha ben pensato di mettere dei cancelli e perciò diventa molto più difficile. Mettendo dei cancelli orari devi arrivare in quel tempo stabilito dall'organizzazione. Un minuto o 2 minuti in ritardo significa che sei escluso dalla gara. Questo significa non poter accedere poi alla tappa successiva. Che poi è quella che ti aspetta invece in Australia. Perché lo ricordiamo che Giuseppe De Rosa invece in Asia si è classificato terzo. Sul podio, dunque adesso è tra coloro, tra i pochissimi eletti che andranno a disputare quella che possiamo definire a tutti gli effetti una grande finale di questo mondiale. Questa è una finale, dopo 3 anni devi aver ultimato i 5 continenti, quali sono l'Asia con il Vietnam, l'Africa con il Mozambico, la Bolivia, in altura sono 6100 metri, e la Norvegia che sono 140 km non stop nei fiordi, e per poi arrivare alla finale decisiva che tu devi finire in ogni 3 anni. Il mondiale si svolge ogni 3 anni in Australia, la Bolivia ogni 2 anni e le altre gare anche la Norvegia ogni 2 anni. Perciò in questi 3 anni devi aver concluso questo tuo viaggio per poter accedere al Continental. L'unico italiano che ci è riuscito è Itamar Zotto, a aver concluso il Continental e averlo vinto. Non c'è nessun uomo italiano che ha vinto o è arrivato a finire il Challenger. Questa sarebbe una grande possibilità. Una grande soddisfazione. Sì. Ovviamente tutta la tua terra è con te, in questi giorni sono grandi le dimostrazioni di stima, di affetto, di sostegno nei confronti di Peppe che si sta preparando a questo grande evento, a questa grande gara, ma c'è anche molta competizione ovviamente in questo caso. Siete l'un contro l'altro. Sarebbe una grande soddisfazione per il mio territorio, è grandissima dentro di me, poi le mie radici si sentono e vorrei portare questo grande trionfo nel mio territorio perché ci tengo veramente, per tante persone che conosco e per tante persone che mi sono state vicino. E la competizione è innata in queste persone perché comunque ci sono persone che gareggiano e lo fanno per professione, hanno gli sponsor, si preparano per una vita per arrivare a meno a concludere una gara del Continental. E non è da tutti, perché molti non si ripresentano sui cancelli di partenza per un'altra tappa o per ritornare a fare l'ultramaratoneta. E poi invece, diciamo, tra questi persone che le fanno per, appunto, per professione, che si preparano una vita intera, arrivi tu da autodidatta e quindi li sconvolgi un attimino, anche perché ti vai a classificare sul podio e dunque un attimino li lasci così, quindi rappresenti per loro una sorta di nemico numero uno. Ho tanti amici all'interno dell'organizzazione, però di altri atleti, ma molti mi guardano malvolentieri, mi guardano perché ho portato tante cose diverse. E allora noi ci fermiamo un attimino dopo questa rapida carrellata che abbiamo fatto su quelli che sono davvero i particolari, le regole di questo sport estremo, ma ci fermiamo per la pubblicità e tra poco torniamo per parlare di un altro aspetto di questo sport, ossia l'aspetto umano. A tra pochissimo.
Ben ritrovati a casa Italia 2, parliamo di sport estremi, parliamo di ultramaratona, lo facciamo con un ultramaratoneta d'eccezione, Giuseppe De Rosa. Peppe, ci siamo lasciati appunto prima del break pubblicitario dicendo che la tappa che ti aspetta in Australia è molto competitiva ed è molto sentita, però io volevo chiederti, tu hai una passione che è quella dei cocktail, tu sei un barman, hai un locale tutto tuo, volevo chiederti quando è nata questa passione per questo sport, perché dicevamo che sei autodidatta, che una mattina ti sei svegliato, hai sentito l'esigenza di dedicarti a questo genere di disciplina. Quando è scattato qualcosa? Non lo so, tutti me lo chiedono sempre. E il 2009 non ho mai fatto atletica, precisiamo una cosa, non vengo dall'atletica, non ho mai fatto uno sport a questi livelli. Il 2009 ho partecipato per la prima volta alla maratona di New York, ma io non avevo mai concluso la gara nel giro di 3 mesi, da pazzi. Poi a New York ho iniziato questa mia passione. Dal 2009 al 2015 ho collezionato 88 maratone, non so quante mezze, tantissime. E poi mi sono fermato per un anno, perché non avevo più degli interessi e non avevo più le motivazioni per ritornare a correre una maratona. Da maratona a ultramaratona c'è un abisso, perché sono tanti chilometri di differenza. E poi un bel giorno mi sono presentato a gareggiare in Senegal. È una gara di 4 tappe per 115 chilometri in Africa, e lì è cambiato il mio mondo. Sentivo di aver cambiato il mio mondo. E da lì ho cominciato questa trafila dal 2015 fino adesso, collezionando tantissime gare in ultramaratona. Ne avrò fatte 23 e senza nessun infortunio, senza nessun problema. E questo è stato il cambiamento, ce l'avevo dentro. Non ti puoi un bel giorno svegliare e trovarti ultramaratoneta, non lo puoi fare. Non lo puoi fare, però sei cambiato anche come uomo, mi dicevi, perché dicevamo è uno sport che ti porta ad attraversare un mondo, luoghi, a incontrare persone, ma ti porta anche ad un viaggio dentro te stesso, perché in quei chilometri, in quelle difficoltà sei da solo, con te stesso. Sei solo. E per quanto riguarda la tua esperienza, è stata un'esperienza che ti ha radicalmente cambiato. Mi dicevi che non sei più l'uomo che ha cominciato nel 2015. No, non sono più lo stesso. Ho cambiato tantissime idee, tantissimi pensieri. Non sono il ragazzo che ero prima, comunque mi ha cambiato. Non è che tu, quando arrivi in questo posto, è un posto fatato, comunque non è che trovi delle persone che vivono una vita adagiata come la nostra. Ci sono persone che vivono ancora senza corrente, senza servizi igienici. Quando attraversi questi villaggi vedi delle situazioni, delle realtà molto diverse ovviamente da quelle che viviamo noi, e ti fermi. Sì, ti fermi, perché ci sono, nei villaggi africani ci sta il degrado più totale. Ci sono delle mamme che mi hanno fermato per dire: portati via mia figlia, dagli una vita migliore. Salvala. Salvala. Ci sono delle situazioni agghiaccianti. E mi fermo per guardare i bimbi, gli do qualcosa da mangiare, mi privo del mio cibo per darlo a loro. Porto qualche razione di cibo in più, perché sapendo che attraverso dei villaggi. Questo ti cambia veramente. Parti dunque con uno zaino, con dentro viveri, kit di sopravvivenza, ma secondo me torni con un bagaglio ancora più grande, che è quello appunto delle esperienze che vai a vivere, delle persone che incontri, degli occhi che incroci. Sì, questo sì. Ci sono delle esperienze in positivo o in negativo che sono state talmente forti da non riuscire a dimenticare, che non ti fanno stare sereno o che assolutamente non vuoi dimenticare perché ti hanno regalato un'emozione forte? Non l'avevo mai raccontata questo aneddoto. Ero in Senegal e stavo attraversando questo villaggio. Nella tundra più totale c'hai dei miraggi, vedi delle cose che soltanto la tua mente ti proietta queste immagini. In lontananza vedevo un'ombra.
pensavo che fosse stato un'ombra della mia mente o fosse stato qualcosa che mi proiettavano i miei occhi. Comunque sei solo per 40 km, 50 km, è evidente, un calo di zuccheri. E più mi avvicinavo a quest'ombra e ho visto che era una bimba sui 7 anni. E il Senegal è una colonia francese, loro parlano il francese. Mia madre parla il francese correttamente, me l'aveva insegnato, anche se non sono stato una cima nel francese della scuola. E questa bimba era da sola in campo, dietro aveva una specie di foulard, e dietro c'aveva la sorellina, aveva forse sui 4 mesi, 5 mesi, ed era andata già in disidratazione perché le labbra erano bianche. E mi dice: "Monsieur, monsieur, un po' d'eau", mi chiede un po' d'acqua. È stata l'emozione più forte che io potevo avere. E mi ha lasciato agghiacciante, me la sono sognata per 2 anni, questa bimba. Era da sola, nel deserto più totale, voleva soltanto un po' d'acqua e l'ho presa dalle mie borracce e gliel'ho data. Quando dicevamo appunto che non è solo un viaggio attraverso i continenti, ma è un viaggio attraverso se stessi, era proprio a questo che mi riferivo. Mi avevi raccontato qualche volta di esperienze forti che avevi vissuto e da questo trapela tutta l'umanità e il cuore grande che hai e che metti non solo nello sport, ma nella vita di tutti i giorni. Sicuramente ci sono anche esperienze positive, cose belle che hai visto e che hai portato con te. Sì, ci sono gli Gli affetti, affetti. amici nuovi, conosco tantissima gente, ho allacciato rapporti con persone che non mi sarei mai immaginato di allacciare, con persone che uno non se le aspetta, poi condividi con il mio amico di avventure, un francese, poi ho un amico che sta a Massa, Nicola Ciani, Mustafa, è un libanese che abita a Beirut, c'ho un ragazzo del Sudafrica, ho allacciato anche un rapporto importante con un ragazzo, con un signore importante tedesco, Rafael, e Paolo Barghini, un campione mondiale, dei rapporti con tantissima gente nuova che mi ha arricchito la vita perché anche loro portano un'esperienza nuova nella mia vita. Nella tenda non aspettavo il mio compagno e i miei compagni per poter pranzare insieme, per stare insieme, per condividere la notte insieme, è un'emozione molto forte perché tu non puoi lavarti. Non puoi, c'hai gli stessi abiti per 7 giorni, comunque gli odori sono molto forti, ma tra di noi era un affetto particolare. Abbiamo condiviso in Bolivia meno 17 abbracciati l'un l'altro per farci calore e sono delle emozioni molto belle. E quando capita che uno di voi che incontrate lungo il tragitto, può succedere, uno di voi che si sia fatto male, che sia in difficoltà, che abbia finito l'acqua, che abbia finito i viveri? Quando ci sono queste situazioni, si dice che l'organizzazione ti dice di non aiutare un altro componente, Di passare di dritto. passare dritto, di Ci non... riesci? Io non ci sono mai riuscito, altre persone lo hanno fatto. Io non ho avuto mai la forza di fermarmi o dare la mia acqua ad un'altra persona e non te la danno l'acqua. Mi è successo molte volte che ho dato l'acqua a tante persone, ho dato del cibo a delle persone, uno zucchero a qualche altra persona. O scambiarci anche un integratore. Questo è stato anche un modo di far capire a quella persona che c'era qualcuno che era a Che non era fianco e solo. non era solo. E noi ci dobbiamo fermare nuovamente per dare la linea alla pubblicità, ma torniamo tra pochissimo con l'esperienza di Giuseppe De Rosa. Ed eccoci di nuovo a casa Italia 2, siamo nella fase finale della nostra trasmissione. Abbiamo ascoltato il racconto emozionante di Giuseppe De Rosa, la sua esperienza da ultramaratoneta. Giuseppe, lo ricordiamo, si sta preparando per quella che è la tappa finale del mondiale in Australia, ma non dimentica le sue radici, anzi, lui è iscritto come ultramaratoneta, è iscritto ad una società del territorio, dico bene, Peppe, Sì, la sono scritto CarMax. per la CarMax Camaldolese di
Gerardo De Luna, il presidente, e Tony Dalto, che è un nostro esponente, anche lui è anche lui un podista, anche lui sta correndo anche lui. Questa è la dimostrazione del fatto che sul territorio valdianese, sul territorio salernitano, è molto sentito anche come sport. Ovviamente non parliamo dell'aspetto estremo dell'ultramaratona, però ci sono molte gare di podistica, ci sono trail, ci sono mezze maratone, insomma è molto attivo, è molto vivo, c'è molto fermento sul C'è molto territorio. fermento adesso, ci sono delle società in zona, come c'è una società Polla, c'è una società adesso nuova adesso nel nostro comprensorio che è Agridiano. Agridiano, e ci sono tante gare, abbiamo un trail anche noi qui a Sala Consilina, che è di 21 km, un bel trail Madonna di Situalto, è una gara che arriva al secondo anno e ci sono tantissime gare, perciò non sarà uno sport minore, perché ci sono tante persone che adesso si accingono a fare queste gare. Sarebbe bello che un domani una persona si sveglia e vorrebbe emularmi in una gara del genere. Io l'aspetterò al mio locale per iniziare a correre insieme e prepararci per una gara estrema. Anche perché il tuo locale poi diventa anche un po' un punto di ritrovo, alla ricerca di consigli, di appunto di incontri, di racconti. Cosa ti senti di dire appunto ai tanti? Perché sono davvero tanti quelli che ad oggi si mettono su strada oppure su percorsi trail in montagna, a correre, ad affrontare questo mondo. Che consiglio ti senti di dare? Beh, consigli, io dico di provare. Poi ci sono nel mio locale è un punto di riferimento anche per i ciclisti, perché ci sono tantissimi ciclisti che arrivano il sabato mattina, la domenica. Ho fatto tante amicizie. La prima volta avevo consigliato a degli amici che hanno fatto sempre mountain bike di venire a fare questa esperienza, che siamo stati alla Sila Tre Vette, quali Adriano, questi ragazzi della Bike Tour, e sono venuti in un'avventura estrema, in una gara che si partiva la notte in Sila, e loro hanno fatto 42 km, la prima volta che partivano per una gara estrema. Ed è stato bellissimo perché queste persone hanno concluso una gara in autosufficienza, si può dire autosufficienza, ed è stato bello. I miei consigli era di Si provarci. sono fidati Si di sono te. fidati di me, anzi è stato bellissimo che poi li ho visti molto, molto presi da questa gara. Senti Peppe, noi siamo molto felici di averti avuto come ospite quest'oggi. Sappiamo anche che per te non è facile stare seduto qui con noi su queste poltrone rosse. So che sei molto schivo delle telecamere, per questo ti ringraziamo per aver accettato il nostro invito a venire qui a Casa Italia 2 a raccontarti. Ovviamente noi ti facciamo dei grossi in bocca al lupo Grazie. per l'esperienza che ti attende. Ti aspettiamo al ritorno. Speriamo insomma che vada nel migliore dei modi, ma ti aspettiamo a prescindere perché che davvero stai tentando una grande impresa, portando in alto non solo il nome di Sala Consilina, non solo il Vallo di Diano, ma l'Italia intera, perché è davvero un'impresa titanica. Grazie per essere Grazie a stato voi. con noi. Grazie a tutti i telespettatori di Casa Italia 2 che anche quest'oggi ci hanno seguito. L'appuntamento è alla prossima settimana.